Ehi, hey, bentrovati da AndreLink91 e bentornati su Super Mario 64. Come annunciato la scorsa volta, dopo aver finito il livello Womp's Tower, oggi affronterò il livello del Wincap e, beh, insomma, proviamoci. E farò anche il mondo di Bowser. Vediamo un po'. Eccoci, nel cielo! Benvenuto nello stage con il Wincap. Sì, insomma, so cosa fare. Oh, i comandi sono invertiti! Aiuto, avevo letto sta cosa dei comandi invertiti, ma non mi ci trovo. Aiuto, 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 aiuto. Perché li avete invertiti, maledetti? Tanto bene si stava con quelli di sempre. Nintendo, che cavolo combini? No, mi ci trovo malissimo ora. Allora, ok. Ah, quelle stanno ancora più in alto. Oh, cavolo, devo prenderla a primo giro, vero? No, solo una me ne manca. Vabbè, quella posso anche provarci a prenderla al secondo giro di... Boh! Ok, grande. Vai. È andata bene. È andata bene. A questo punto potrei anche finire Bob-omb Battlefield. E sì, lo finirò, perché è molto facile col Wincap ora. Però prima, mondo di Bowser. E vi consiglio, se anche voi dovete fare il mondo di Bowser, di prendere le monete rosse prima di finire il livello, perché sennò vi toccherà rifarlo. Wohoho! Sei caduto nella mia trappola, proprio come sapevo che avresti fatto. Ti avverto, amico, stai ben attento a dove metti i piedi. Sì. Ok. Bisogna stare molto attenti qui, in effetti. Eccolo qua. C'è anche la seconda moneta rossa che voglio prendere assolutamente, perché altrimenti non se ne combina nulla in questo gioco. Perfetto, ok. Qui siamo abbastanza safe. Eccola là. Bravo. Perfetto. Qui non c'è nulla, bisogna andare semplicemente avanti qui, stando attenti a sti cose, ovviamente. Bene, l'ho evitato non so come. Oh! Te pozzino. Te pozzino. Ah, calmati, calmati Andrea, stai calmo. Poi hai tutto il tempo che vuoi. Io, ragazzi, sono molto impaziente quando gioco a un platform. Non riesco ad andare piano, devo correre proprio a rotta di collo, per... non lo so perché. Mi piace correre nei giochi dove effettivamente devi avere la pazienza anche. Ok, mi sono salvato non so come qui. Dove sono? Ok. No, non mi vedevo più, raga. Oh, oh, manca una moneta? Ah, in cima a tutti lì? Ah. Ok, perfetto. No 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 no. Dai. Mi dispiace per te, Mario, ma la principessa Toadstool non è qui.
cosa, perché non provi a prendermi la coda? Non sarei mai capace di lanciarmi. Un piccoletto come te non mi lancerà fuori da qui. Mai. È per questo che hai messo le bombe per farti esplodere meglio? Perché bye bye? Devi dire so long, King Bowser. In realtà non era so long, dicono so long gay Bowser. In realtà è so long gay Bowser. Praticamente ci vediamo, Bowser. Ma c'era, dai, che c'era, su. Ma col cavolo che fa il fuoco. Eh beh, proprio davanti alla bomba ti ho lanciato, Bowser. Se non ti prendevo qui, non lo so. Oh, sono stato un incosciente. Non è andata come avevo pianificato. Ma ho ancora il potere delle stelle. E ho ancora Peach. Non prenderai altre stelle da me. Ma non è finita qui. Per ora ti lascio andare. La pagherai per questo. Più tardi. Che simpaticone, Bowser. Ah, prendiamo la chiave. E Rubico! E questa è fatta. Ora, l'ultima stella per oggi è quella appunto in Bobomb Battlefield, che manca l'ultima che era da prendere con il Wingcap. E sì, ci vuole assolutamente il Wingcap, altrimenti è molto difficile e non credo neanche che possa farsi, perché bisogna proprio salire in un momento preciso. Allora, si fa così. Ci si posiziona qui. Si spara praticamente. Ok, ne ho mancati due. Non so come prendervi ora. Ok, l'ho preso uno. Ne ho presi 4. Io sapevo che dovevo posizionarmi al centro, effettivamente. E poi andare. Ah, ok, ho visto quale mi manca. È proprio il secondo, quindi molto facile. Perfetto, ho preso anche il quinto. E compare la stella dove c'era prima quella rossa. Quella delle monete rosse. Ottimo! E anche questo video può terminare qui, ragazzi. Non so quanto sia venuto lungo, ma mi sa che è abbastanza cortino, eh. Abbiamo recuperato altre 3 stelle, perché era una qui sopra, una nel mondo di Bowser con le monete rosse e un'altra in Bobomb Battlefield. Quindi Bobomb Battlefield mi manca solo quella delle 100 monete e farò anche quella delle 100 monete perché il video è piuttosto corto. La farò molto velocemente, eh. Non è che proprio che vi faccio vedere tutto. Anche perché, sì. Non è proprio una videoguida questa. E fatta. Insomma, ci è voluto un po', eh. Però ce l'ho fatta. Neanche tanto tempo alla fine. Hai collezionato 100 stelle. Vuoi salvare? Certo, salvo. E poi me ne esco dal livello prendendomi una bomba d'acqua in faccia. Perfetto. Prendendo questa qui delle 8 monete rosse. Bene, direi che anche questo video allora si può concludere qui, ragazzi. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione trovate come sempre il link per Instagram e Discord. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!